Buongiorno cucciolini, oggi è il mio compleanno e quindi per questa giornata bellissima abbiamo deciso di fare una cosa che non abbiamo mai fatto. Quindi passeremo 24 ore su una barca insieme ai nostri amici. Siamo arrivati, buongiorno Giulia, siamo arrivati a Lido di Marinella in Costa Smeralda a Porto Rotondo per imbarcarci. Per adesso dove? Sul gommone, Vane? Sì, che... E poi dove ci porta? Ci porta la barca. Porta nella nostra barca privata di oggi. Nuova avventura, Anastasia, mai fatto prima, eh? Ciao. Tutto bene, amore? Il ponticello ti inquieta? Dai che tra poco ci divertiremo tantissimo. Sei pronta per partire sul gommone che ci porta la barca? Sì. Sei contenta? Sì. Ma senti che bella rietta, amore. Non è altra barca? Non lo so, adesso la vediamo. Arrivati a destinazione. In barca. Siamo in anticipo, vero? Siamo entrati. Ciao Santi. Ciao. Com'è Anastasia? Mi fai vedere quello che c'è, che io allora, non ho visto. C'è la camera, il bagno, la cabina del bipedo. Capitano? Ma qua si sente. Guarda il bagno. No, è vero. Ah. Ok, fammi vedere Ani. Bagno. Allora, bagnetto, ok, bello. Poi il cestino dove bisogna buttare la carta adesso, eh. Okay. Poi fammi vedere di là. Dritto. Attento a questo pezzo. Perché? Questa cabina non si può entrare perché la mia... Ah, boh, la cabina del capitano non si può entrare. Bella, bella, amore. Dove vi siete messe? Sopra? Che bello, si sta proprio bene. Vuoi scendere? Vuoi tenere? Vabbè, adesso non è che va velocissimo, eh. Godiamoci questo panorama all'inizio. Guarda, è un altro piede nero. Guarda. Ecco, là loro due. Ciao, ciao. Allora, amore, è un po' di fame perché stamattina abbiamo fatto colazione, quindi mangiamo due chipster, mentre Valentina lo sa, si è andata a dormire. Allora, spieghiamo ieri sera che cosa abbiamo fatto. Ieri sera abbiamo festeggiato il compleanno di Davide e poi il mio a mezzanotte. Olè! E siamo arrivati a casa tardissimo. Auguri. Come ti senti, principessa? Bene? Tra poco ci fermiamo e facciamo l'aperitivo, così mangiamo qualcosina. Ma quando andiamo? Ci buttiamo? Non lo so, quando ci si può buttare ci butteremo, ok? Vuoi fare i lanci? Brava. Vanessina si è svegliata, è ancora in fase mezza addormentata. Siamo fermati e tu vuoi fare il bagnetto, amore? Sì, un attimo, mi rinfresco. Mettiamo un bel salvagente? Perché? Come perché? È alta l'acqua, eh? Siamo a riva, non siamo in una spiaggia, siamo vicini a una spiaggia ma siamo in mezzo al mare, ok? Sì, però. Scende prima Davide e poi tu, va bene? Sì. Anastasia, tu che intenzioni hai? Io no. Noi guardiamo? No. Dai. Uno. Vai Davide. Due. Mamma mia, grandissimo. Bravo. Bravo. Vai Ani, lanciati! Non vuoi più tuffarti? Ma io non mi tuffo. Tu scendi dalla scaletta? Anch'io. Pronti? Sì. Io questi perché vabbè. E ci mancherebbe. Sì, ma certo. Giulio, me lo tieni? Ah, già lascio. Io sento. Sarete ciò. Vado io? No, Giulia è fredda? Calda non è. No, ma non è manco troppo. No? Ma già risalite. Parte il tuffo? Dai, me lo tengo. Ma no, io no. Dai! Dai che va via, figlio. Fai il tuffo, dai. Quanto è? Vai, Santi. Grande Santi. Vane, tu scendi con la scaletta? Dammelo a mettere, lo do io quello. Allora, ti devi girare al contrario, Vane. Devi scendere al contrario. No? Ma fai il salto. Ma no. Ma ieri l'hai fatto dai l'altro. Era lo stesso, Tirati al contrario. No, prima devo andare in bagno io. Ma dove? Sì, fa sempre io mi sto cagando a mano, però vediamo fino a sola. Vane, tieniti alla scaletta. Lo vuoi? Però non è che ti allontani. No, no, sto qua. No. Vane, stai qui, eh. Adesso che c'è Vane, allora sono tre bei bambini da mangiare. Bellissimi. Ragazzi, ragazzi,
uno squalo. Bianco, no, bianco, tranquillo. Ah, boh, boh, bianco, bianco. Com'è, Vane? È fredda? Dai, che bello. Allora, bambino numero uno sali. Bambina numero due. Bambina, non sei neanche sbagliato i capelli. Bambina numero due. Brava, vuoi manina? Mi fai un video? Puoi scivolare. Attenta, Ani, che ondeggia prima che voli giù. Niente, si rinfresca, dai, tocca a te. Oh, Ani. Oh, Ani, tieniti. Qui c'è sempre Rosario. Dai. Vuoi i braccioli o vuoi questo? Questo è... Sei sicura? E bimba numero 4. Dai, devi girarti di schiena per scendere. Ma non devi aver paura. Dammi la manina. No, te ti volevo far girare. C'è Davide, amore, non ti devi preoccupare. Ho paura che la scala si muove. La scala si muove, ma non succede niente. Brava, amore, amore. Vai, lasciati. Mani, c'è Davide. Ma ti... mani. C'è Davide. Ah, prendi. Sì, senti sicura. È fresca, non è ghiacciata, è bellissima. Vuoi salire già? Ma dai, amore, è durato un... È un tuffo velocissimo. Vai, Santiago, tuffati da lì. Oh. Eh? Calda? È fresca. È fresca. Com'è l'acqua? È fredda? È bella. Senti, adesso mangiamo. Poi facciamo un altro giro. Primo antipastino quasi terminato. Questo è un antipasto antinausea perché dovesse soffrire la nausea. E adesso arriva altro, bimbe? Così mangiate qualcosina anche voi. Tutto bene? Sì. Dopo ti va di guidare un pochino tu? Dove ci porti, amore, dopo? Nella caletta più bella del mondo come te? Cucciola, tutto bene, amore? Ci stai rilassando? Vuoi guidare anche tu dopo? Proviamo? Adesso prova Davide. Vai Vanessa! Guarda, mettici qua, aspetta. Coordinate Vanessa, seguiamo le coordinate. Bravissima! Allora la mamma ha aperto la bottiglia di prosecco per il suo compleanno e Anastasia lancerà il tappo biodegradabile nel mare. Vai, dai. Uno, il pesciolino con la prova si sposerà. Uno, due, tre, via. Niente, questo tappo. Brava! Auguri a me! Auguri! Aperitivo time, grazie Elisabetta per le tue bellissime patatine al tartufo che ci hai fatto conoscere. Buon pranzo! Buon pranzo, auguri Romina! Grazie! Buon pranzo anche a te! Pasta e olio le bimbe e noi pesto e pomodorini. È buono, amore? Sì. Forse dopo vengono i delfini. Speriamo, se riusciamo a vedere i delfini siamo molto fortunati, eh? Sì. Ci proveremo. Adesso mangiamo, buon appetito! Grazie. E dopo? Si scende in una caletta. Ci andiamo in una caletta dopo? Ah, ok. Allora Anastasia, come procede questa vacanza in barca? Bene. Ti stai divertendo? Sì. Adesso abbiamo pranzato. Penso che adesso raggiungeremo un'altra spiaggetta. Poi torniamo magari indietro, vediamo. Mi devi spiegare perché ridi, cos'hai combinato? Niente. Io ti conosco troppo bene. E se stai ridendo così hai combinato qualcosa. E sto passando. Sei sicura? Sì. Papà, senti qua. Grazie. Buon compleanno. Grazie. Primo questo. Grazie. È il tuo, vai. Secondo per il festeggiato. Grazie mille.
Noi ascoltiamo tutti, ascoltiamo solo io ci sono. Ma che carina! Vieni Santi, non hanno ancora. Gita finita, si torna a casa. Vi siete divertite? Sì. Ok, cuccioline, siamo tornate a casa da questa giornata fantastica. Vi siete divertite? Sì. Ti è piaciuto, Vane? Ci siamo divertiti tanto. Te, Ani, ti sei divertita? Sì. Adesso hai tanta, tanta fame. Buon appetito. Concludiamo qua il video. Il mio compleanno sta per terminare. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video. Ciao. E comprate le nostre unghie su www.vanityglow.shop. Ciao! Buongiorno bambine. Buongiorno. Cosa state facendo? Vi state annoiando? No. Un pochino? No. Potreste sempre andare... Cosa state mettendo nelle orecchie? Ah, gli AirPod. Sì. No, ma potreste anche andare a studiare invece di stare attaccate... Cosa? Sentirò. Ehi! Allora ragazzi, oggi ho una challenge per voi. Neanche ti ascolto. Anastasia. Dall'altra parte. Anastasia bella, visto che non ho voglia di starvi dietro, quindi ho bisogno di chiudervi da qualche parte perché sono un po' influenzata, voi sapete. Cos'è? Che non sto bene. Anastasia, ascoltami, togli l'AirPod. Ah, è la pubblicità. Ehi. Oggi vi chiuderò in bagno, farete 24 ore chiuse in bagno, nella vasca da bagno. Hai capito? Non gliene puoi fregare di meno. Allora facciamo così. Anastasia. Sono morta. Allora, mi hai sentita? Cosa ho detto? Oggi facciamo 24 ore nella vasca da bagno. Bene, sei contenta? No, no, sì. Ah, ecco. Let's go. E alla fine della challenge aprirò l'acqua, metterò la schiuma e vi farete un bel bagnetto. Sì, no. Dove vai? Allora, vi dovete organizzare benissimo perché io darò solo, e ripeto, solo. Solo. Brava. Guarda. Guarda. 2 minuti a testa, e sono veramente pochi, ecco, per portarvi da mangiare e da bere dentro la vasca da bagno. Guarda, e in più subito quello che ci serve. No, aspetta, e in più vi dovrete portare secondo me anche un cuscino e una copertina, perché io penso che vi lascerò lì tutto il giorno, notte compresa. Possiamo utilizzare questo. Allora aspetta un secondo Vanessina, perché devo mettere il timer. Un attimo, okay. Inizi tu? Sì, Ani, vieni. Anastasia, tu ci sei? Vuoi farla questa challenge o preferisci stare lì a mettere... Che? Cosa vuol dire? Va bene, metto il timer un attimo sull'orologio. Allora Vane, faccio partire il timer e tu sarai la prima, quindi. Vai, ok? Sì. Anastasia, intanto tu inizia a pensare cosa prendere. Pronta? Sì. Vai. Allora, libro. Brava. Acqua. Poi. Guarda che qua sopra ci sono un po' di cose, eh? Ah sì, vero. Anastasia, tu le vuoi tenere quelle patatine? No. Bene. Sei stata brava a ritirarle comunque. Dai! Quanto manca? Manca 1 minuto e 17 secondi, sì. Dai, muoviti! Beh, non è che devi per forza ammazzarti di cibo, eh. Ci sono anche i libri di scuola volendo, penne, fogli, non so. La coperta. Ecco, ti ha rubato la coperta. Muè.
Com'è andata? Vanessa, mancano 46 secondi. Ma Vanessa, ma lasciali già in vasca, cosa fai? Tu non sei a posto. Vanessa, 30 secondi. Vanessa, 17 secondi, 15. Omogenizzato, freddo, ma che schifo. 7, 6, 4, 3, 2, 1, stop. Fine. Ok, vediamo un po' Vanessa che cosa ha preso. L'ho preso, l'ho omogenizzato. Mamma mia, freddo però. Non è il massimo. Il cracker? Sì. I biscotti a pelle di cavallo? Sì. La coperta a pelle di cavallo? Sì. Il mio peluche? Sì. Poi piscina. Sì. Le patate del snack. Sì. Il libro delle barzellette. Acqua. E il Nesquik e la barretta. Ok. Tu, hai già preparato? Eh sì, Io ho già allestito un pochino la vasca. Allora, mentre Vanessa fa manutenzione, si cimenta in idraulica. Ok. E prepara il suo angolo. Sì. Tu devi andare giù. Dove vai? È partito il timer, Anastasia. 2 minuti a partire da adesso. Muoviti. Dai, butta dentro la coperta e il cuscino. L'elefante. E vai giù. Non correre dalle scale. Non voglio che corri. Io sono intelligente. Tu sei intelligente perché? Vanessa non lo sa cosa hai combinato. Vuoi venire anche tu? Cosa hai combinato? Dove sei? Prima ho visto. Mi ricordavo di questi. Ah, gliel'hai nascosti? No. Puoi prenderne due, magari ne offri uno a tua sorella se lo desideri. No. 1 minuto e 20, dai. Anastasia, sono dolci. E caramelle. Cosa vuoi? Vuoi un chipster? Vuoi un chipster? Ritz? No. No. Ok. 58 secondi. Anche quello tu? Anche tu? Ah, quello è un altro. Ma Anastasia, ma non si lanciano le cose per te? Ma cosa fai? Ma cosa pensi di mangiare tutta sta roba? Sì. Crackers, forse. Qua ci sono i cracker. Vuoi un cracker? Tieni. Dai, 29 secondi. Hai finito? Ma non vuoi un libro per scrivere? Dai, 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 veloce, lascialo giusto cesto, dai! Ani, su! Vabbè, Anastasia, manca 14 secondi, non ce la farai mai. Ma lì c'è il libro per colorare là sopra. Vabbè, allora è finito. 6, 5, 4, 3, 2, 1, boh, puoi raccontare le barzellette, fine. Sì, sì, sì e sì. Non mi interessa, ti dovevi... Ti avevo detto di lasciarlo giù. Hai finito, basta. Ma tanto tua sorella ha il libro delle barzellette e te le racconta. No. Ma cosa posso fare? È finito il tempo. No. Cosa devi prendere? Voglio un libro. Quale? Uno da leggere. E dov'è questo libro da leggere? Libri. Se mi dai 10 euro te lo porto io. No. Sono sui libri. Guarda che tua sorella ha barato. Come stai? Non ci starete? Ma vedi, cade sempre sto coso. Ma adesso ti devi sollevare. Siete in due, mica puoi stare sdraiata così, Ani, dai. Hai preso il libro? Ride perché il libro era su e il tempo era scaduto. Però si è messa a piangere come al solito. E boh. Cosa hai preso? Indovina, dolci su dolci. Allora, Anastasia, devi metterli sulla vasca quelle cose lì. E la cioccolata me la dai a me. Guarda tua sorella, che ordine. Tutto bene? Anastasia, la devi smettere di lanciare le cose per terra. Io messo anche le cose sopra il libro. Va bene, Anastasia, la coperta. Allora, partiamo dalla colazione. Okay, partiamo allora dalla colazione, perché la giornata parte da una sana colazione. Vanessa, cosa mangia a colazione? Il Nesquik, la barretta. Anche tu l'hai presa. Copiona. Mai mangiata una barretta fino adesso? Okay. Lei? Io sì, sempre. Tu sì, ma lei no. Come ti racconto delle barzellette. Come si sta in vasca da bagno? Bene. È comoda? Sì. Allora, c'è una molletta e una cipolla. Una molletta per i capelli,
dice alla cipolla: stop, tu non puoi passare. E la cipolla: come mai? E la molletta: perché sono un fermaglio. Fermaglio. No. Ma non fai colazione? Ah no, è un aglio, non è una cipolla. Ferma aglio. Ah, è un aglio. Ferma aglio. Allora, c'è una bicicletta e un pattino. La bicicletta dice, dice al pattino: devo andare in ospedale. E il pattino: a fare cosa? E la bicicletta: i raggi. Tu non mangi? Chi? Lei sta già mangiando. Io sì, sto mangiando. Guarda che non si può uscire dalla vasca da bagno. Se becco qualcuno che esce dalla vasca da bagno, ho perso la challenge. Ti sei caduto? Ti sono caduti i chipster. Ah. Ah, devi riuscire a tirarli su con la forza del pensiero adesso. Sono di qua, Anastasia, i chipster. Sono qua. Li vedi? Ti voglio regalare una cosa. A me, amore. E cosa? Questi. Me li vuoi regalare a me? E come mai? C'è un motivo. Non ti chiama, neanche a me piacciono. Via. Allora, c'ho più spazio, no? Sì. Allora, io adesso vi lascio qui un attimo, ok? Stasera. Allora, ciao, ci vediamo dopo. Mi raccomando, non uscite dalla vasca, eh? Se dovete fare i bisogni, ve le dovete tenere fino a domani. Ok, non si può. Posso fare la pipì? Bye bye. A few moments later. Come va? Qualcuno si è alzato? No. Il gatto mi ha detto che qualcuno si è alzato. No. Sicura? Sì. Ho ancora fame. E cosa vuoi? Io voglio cibo. Mangia, amore, sono lì. Tu hai fame? Perché mi guardi con quella faccia? Secondo me qualcuno si è alzato. No. No? Spesso. Cosa stai leggendo? Di divertirsi. Vedere la faccia. Inizia. Allora, se ridi, mi stai dicendo una bugia. Scrivi, scrivi, non sesso, prima di divertirsi. Io voglio fare devo fare la pipì. Tu devi fare la pipì. Ma... non potevi farla prima la pipì. Sai che non si può uscire dalla vasca? Sì. Quindi, perché tu sei uscita prima? No. No, che dai, non mi dire. Sei uscita? No. Adesso questi piedini non me la racconta giusta. Ma mettiti dritta. Lei è uscita. Non è vero. Adesso sei uscita. No, sei è stata uscita che stai andando con la pipì. Non è vero. Bugiarda. Bugiarda. Promettimelo che non è vero. Non è vero. Promettilo sulla mamma. Non è vero, promesso. Sulla mamma, promettilo. Te lo prometto su te. Ecco, boh, già sono malata, se dopo mi fa queste promesse. Ali! Mamma, ho portato tante cose, non so cosa fare, non c'ho voglia di leggere un libro. Poi dormi. Potrei prendere... E che cosa fai? C'è un gioco. Quale? Guarda, devi fare le cover. Hai smesso con il pianoforte? E l'amico risponde: sì, ma non ne voglio parlare. E l'amico: è un tasto dolente? E l'amico: ti ho detto che non ne voglio parlare di pianoforte. E l'amico: ok, prendo nota. Se non la smetti ti picchio. Ehi, vacci piano. Tu cosa stai facendo invece? Anastasia, hai in faccia di tutto di più. Sulle sopracciglia hai il sale delle patatine. Guardate, devi mettere colla. Un paio puoi colorare. Qual è il tuo colore preferito? Verde. Guarda, ogni volta c'è pure. Guardate, questo è un gioco invece. Devi fare un guardia. Guarda. Qua c'è l'anguria, anguria e anguria. Ma scusa, fate il gioco che tu devi fare un disegno e Vanessa deve indovinare che disegno è. E come facciamo? Ce l'ho io. Mamma mia, Anastasia, ma quante patatine ti sei messa in bocca? No, facciamo quello lì. Quello tipo come su Google che tu cerchi, ma che tu devi schiacciare, ti esce una parola a casa, Anastasia si scarica la lavagnetta e lo deve disegnare. E noi dobbiamo indovinare cosa disegna. Su Google? Aspetta. Ok, Ani, fammi vedere solo a me che cosa stai disegnando. Ora te lo dico. Te lo dico. Credo no, non devi dire. Ma cosa fai? Non si toglie. Non si toglie. Guarda che casinista. Ok.
Cosa è successo? Niente, non sei capace. Sta facendo un bordello, tu non puoi capire. Cioè, oddio, esce dalla pagina e ne entrano altre 15. Ok. Successo. Vai. Difficile. Hai capito cos'è, mamma? Allora, la riga blu non lo so, non la capisco. Ma gli altri due mi sembrano delle cose. Puoi cancellare se fai così. C'era tutto. Non lo so. C'era pane scritto. Furbizia stamattina a colazione. Ok. Ah, questo è il disegno? Sì. Allora, se puoi cancellare devi schiacciare. Vanessa, smettila. Vai là sotto. È una L. Ma no. Te l'ha suggerita Google questa parola? Allora, stanotte parola. Google non ha dormito bene. È un oggetto, immagino, giusto? Sì. Sì. No. Cosa ti sembra? Non è un oggetto. No, non è un oggetto. Non è una parola. Boh. Boh, tira a indovinare. Cosa può essere? Blu? Blu. No! Cos'è blu? Un colore. Cos'è blu? Posso, posso giocare anch'io? Per sì. Me è un cancello. No. No. Ma tu pensi di averlo disegnato bene? No. Allora cancella e rifai. Calcio. No, perché così almeno non capite già subito cos'è. Vabbè, ma noi dobbiamo capirlo. E fallo . Bene. Ma scusa. Ah, hai capito? Cioè, per non farci capire cos'è disegnato tutt'altro. Aiuto. Cos'è? Ma non c'è solo blu, Ani, eh? Ma a me piace il colore blu. Fai in modo che capiamo che cosa sia. E sono due calzini. Sì. Spaiati. Ma lo volevo dire prima, nel primo disegno mi sembravano due calzini, adesso nel secondo no. Tocca a me. Ok, allora. Aspetta, fammi vedere. Allora. Ok. Anastasia, secondo me puoi anche iniziare a guardare per capire cosa sta disegnando, vero? Mi sembra che possa farlo. Ho già capito, un albero. Brava amore, dai 1-0 per Anastasia. Ani, anche tu però devi essere brava a disegnare. Perché tu sei brava a disegnare. Sì, però non lava niente. Come? Cioè non lava niente, se fosse stato un foglio. Vabbè, vediamo cosa c'è scritto. Ok. Questo? No. Era bello il primo. No, questo. Ma perché? Il primo? Era così. Non so da quello. Vai, sentito? No. Ci no, ti ho ragione. Cancella. Vai. Però non vedo. Aspetta. Bello. Dai, facile. Ma come? Ah, muffin. Ma non muffin. Dolce. Beh, vai in biscotto. Brava. Mi piaceva, brava. Sembrava quello che piace a te, il cookies. Vai, mamma, guarda. Sì, vediamo. Guarda che l'ha visto. Mi piaceva. Questo. Va bene. È maestra. Una montagna. È la miseria. Ma madonna. Ma sei bravissima! Vanessa, sei troppo brava a disegnare! Ma tu sei anche molto brava a indovinare, complimenti! Già, accendiamo perché sennò... Va bene, cucciole! Ascoltatemi un attimo! Fai l'ultima e poi... No. È facilissimo! Andiamo! E non ti piace? A me? Ma che cos'è? Uomo. Sembra un teschio. È un uomo. È un uomo, giusto? Ma no, Anastasia, ma cos'è? Sai cosa? Ma no, ora non capirai. No, okay, vediamo. Ma no, non te lo dico perché... Ah, rifai perché veramente, cioè... Ecco, dai, già il colore comincia a somigliare un po' di più. No! Ma aspetta, guarda... ora lo capisci, guarda. Beh, cos'è quella roba rossa? Prova a rifarlo. Non ce la fa. Ma è facilissimo da disegnare. Le orecchie. Brava, brava. Ci siamo. Rosso. Ci siamo. Ma rosa prima la prova. Brava, vedi? Perché provi rosso? Ma non lo so, sembrava un ballerino. Bellino adesso. Aspetta, guarda.
È bellissimo, bello amore! Fa vedere il capolavoro. No, amore, ma sei bellina! Ma che bello! Allora, cuccioline, adesso io vado via un attimo. Mi raccomando, cosa sta facendo? Anastasia, ma li hai fatti ricadere? Ma ce la puoi fare? Dai, ci vediamo dopo. Acqua, Fanta o Coca? 3, 2, 1, Coca. Acqua. Casa, cucina o gatto? 3, 2, 1, gatto. Ora, Vanessa, Romina, Anastasia. 3, 2, 1, Anastasia. Basta. Io e la mamma. Dove vai? Dove vai? Romina, William, Daniel. 3, 2, 1, Daniel. Ci vediamo dopo. Vanessa, se esci dalla vasca avvisami. A few moments later. Si sono addormentate, cucciolini. Mamma mia, poverina, chissà come sono scomode. Lasciamole riposare, cucciolini. Intanto io vado a fare le mie cosine e ci vediamo dopo. Bimbe. Bimbe, adesso svegliatevi. Ehi. Ma tu stai giocando? Pensavo che dormivi. Stai giocando? Ti sei svegliata? Sì. Hai riposato? Sì. Bravo, amore. Ho sentito un mostro che entrava dalla porta. E sarei io il mostro, scusa? No, sarebbe un gatto. Vane, dai, sveglia, amore, che se ti distruggi qua dentro. Dai, svegliatevi perché adesso dobbiamo studiare e quindi dobbiamo concludere il video. Siete state bravissime? Dai, dai. So che non vuoi studiare, preferisci dormire nella vasca da bagno, però ti devi svegliare. Però non devo studiare, perché per me non faccio tutto. Allora, facciamo una gara. Chi esce per ultimo? Vince. Vince. Non la fare cadere. Vi do 3 secondi, chi esce per primo ha vinto. Adesso vi fate male, non lo so. 3, 2, 1. Chi esce per primo ha vinto, eh. Ah sì? Sì, sì, però è la, è per primo proprio. Sì. Hai vinto. Hai perso. Siete state bravissime tutte e due. Concludiamo il nostro video. Anastasia, brava, hai vinto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Ciao. Dai, no. Mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare.